Buongiorno, questa mattina ho fatto tutto veloce perché ho messo la sveglia alle 7:30 per poter andare dalla parrucchiera. Mi sono svegliata alle 9, l'appuntamento ce l'ho alle 10, quindi ho fatto tutto veloce, mi sono lavata i denti, mi sono truccata sempre super velocemente e ho portato Pietro e Nea dalla zia. Tra l'altro, la sorpresa di questa mattina, l'inizio di un herpes, speriamo bene perché inizia già a farmi male. Allora, io sto andando dalla parrucchiera a tagliare i capelli, vado, poso il telefono perché in macchina assolutamente non mi piace tenere il cellulare acceso, anzi lo tengo in borsa, tengo acceso solo Bluetooth e quindi ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, finalmente ho tagliato. Allora, dopo essere andata dalla parrucchiera, sono andata a prendermi caffè e brioche nel bar del figlio della mia amica, quel ristorante dove sono stata qualche video fa con Fede, fa anche bar, quindi questa mattina alle 11 sono andata a prendermi l'ultima brioche disponibile lì al bar. Pietro Nea mi ha chiesto per adesso il telefono per far vedere una cosa allo zio e nulla, ho tagliato, il taglio è il solito. Sono contenta che siano rimaste le schiarature, ovviamente andando, arrivo! Ovviamente andando al mare sono diventate praticamente bionde, ma per ora le tengo ancora così, non le scurisco. E poi a settembre si vedrà. E nulla, questo è il taglio solito. Avrei voluto farlo ancora un pochino più corto, ma non ho azzardato. Magari la prossima volta accorcio ancora un pochino. E poi mi ha fatto questo leggero mosso. Oggi pomeriggio andremo in piscina. Verranno con noi la mia amica e la sua bimba, la moglie del cugino di Mauro, verranno con noi, così passeremo un pomeriggio insieme e poi domani, venerdì, andremo a cena in un posto nuovo dove non sono mai stata, dove non siamo mai stati a mangiare il pesce, comunque vi porterò poi con noi e nulla, Fede sta preparando le valigie per questo motivo abbiamo deciso di pranzare qua. Perché poi domani partono e quindi per un po' di giorni non ci vedremo. E nulla, io adesso vado a lasciare un pochino il telefono a Pietrania che deve far vedere questa cosa allo zio e poi noi ci vediamo dopo. Ho le unghie lunghissime, continuo a sbattere, sbatto dappertutto, ma pensavo di avere l'appuntamento domani, ma non mi è ancora arrivato il messaggio di conferma, quindi non è sicuramente domani, anche se lo spero perché sono veramente veramente lunghe. Ho sbattuto questo dito qua e il pollice nell'altra mano e un dolore pazzesco. Poi ho le unghie molto 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 sensibili e quindi quando mi faccio male, aiuto aiuto aiuto. Allora adesso vado a lasciare il telefono a Pietrania e poi noi ci vediamo. Allora sono tornata in possesso del mio telefono e continuo a pensare a quello che ho visto questa mattina. Allora, dopo che sono andata appunto dalla parrucchiera, sono andata a pagare il parcheggio della macchina. E sotto lì vicino alla macchinetta c'è sempre questo signore, che tra l'altro è un signore veramente veramente buono, è proprio una brava persona. È un nonno di due bimbi, mi ha raccontato la sua storia la scorsa volta. È un nonno di due bimbi, il papà dei bimbi e suo figlio lavora all'estero, ha detto che non riesce a tenere i bambini perché guadagna poco e lavora tantissimo, quindi hanno preso in carico loro questi due nipotini, lui e sua moglie. Lui è in pensione, diceva che prende veramente poco, 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 per cui per poter aiutare il figlio e i nipoti sta lì fuori dal parcheggio a
a chiedere l'elemosina e mi ha fatto tantissima tenerezza perché mi ha detto: con quel poco che riesco a tirare su a fine giornata vado alla Lidl e prendo le cose che piacciono ai bambini al supermercato. Questa cosa mi ha fatto veramente tanta tenerezza. Poi gli ho chiesto se per i bambini, se può aver bisogno di qualcosa. Lui mi ha detto grazie, grazie, grazie. Tra l'altro il maschietto ha la stessa età di Pietrenea, quindi sicuramente a settembre, quando sistemo l'armadio, faccio il cambio di stagione, gli darò sicuramente qualcosa. I vestiti, pur avendo magari la stessa età, non so se possono andare bene al maschietto, ma al massimo li mette alla bimba che ha qualche anno in meno. Mi ha fatto una tenerezza grandissima. Sono venuta via da quella piazza che continuavo a pensare a sto povero uomo e a questi poveri bambini, e la cosa che mi ha lasciato basita è che c'era una signora davanti a me. Tra l'altro è uno di quei signori che non è per nulla invadente, perché solitamente è facile trovare fuori da questi parcheggi magari persone un po' invadenti. Lui non lo è per nulla, si mette lì in un angolino, anzi se uno ha bisogno di aiuto lo aiuta. Addirittura Fede mi aveva raccontato che una volta aveva avuto un problema con i soldi, la macchinetta non gli prendeva i soldi, allora lui gli aveva prestato la moneta, proprio una brava persona. C'era questa signora due posti avanti a me che non riusciva ad inserire il biglietto, anche perché adesso la macchinetta è cambiata, non è più la macchinetta di qualche mese fa, e il biglietto non si deve più inserire, si deve passare davanti al microchip. E questa signora provava a inserire questo biglietto nel posto sbagliato, questo signore si è avvicinato per aiutarla. Io sono rimasta senza parole perché è scocciatissima, si è proprio girata e ha chiesto al signore dietro: mi aiuti lei? Ma con un tono che io poi difficilmente riesco a stare zitta, sono una persona molto impulsiva, quindi quando vedo queste cose qui mi arrabbio tantissimo, tant'è vero che ho guardato poi le altre persone che erano anche loro senza parole, ci siamo guardati e ho detto siamo proprio circondati da persone positive, circondati da persone con un grande cuore. Questa signora ci ha anche sentito, non ha fatto una piega, se n'è fregata totalmente, ma l'ha trattato, l'ha fatto sentire, l'ha umiliato solo con lo sguardo, con il proprio quello sguardo da non voglio farmi aiutare da lei, proprio un atteggiamento terribile. Tant'è vero che poi quando sono passata io gli ho lasciato un po' di soldini e sono rimasta proprio male e mamma mia. Comunque adesso vado di là da Fede, vediamo cosa preparare per pranzo, tanto Pietrenea solitamente sicuramente vorrà la solita pasta. Siamo passati dalla pasta bianca alla pasta rossa fortunatamente, e come pasta rossa lui, come sugo, mangia solo, prima gli compravo la passata classica della Mutti, adesso invece vuole la, mamma mia quante zanzare, la polpa sempre della Mutti, ma polpa io la faccio andare un po' nella padella con uno spicchio d'aglio che poi ovviamente vado a togliere. Lui non vuole basilico, non vuole nulla, quindi solo un pochino d'aglio, e poi una volta cotta la pasta butto dentro, metto il formaggio, la faccio saltare un pochino e se la divora. E siamo in un periodo un po' così, nel senso che faccio fatica
a farlo mangiare. Lui fortunatamente è un bambino che assaggia, assaggia tutto, quindi se gli dico dai assaggialo che è buono, poi se gli piace se lo divora. Tipo l'altra sera ho fatto gli spaghetti con le vongole e no, poi gli ho detto dai assaggialo un pochino, se ne è mangiato un mega piattone. Però faccio tanta fatica, quando era più piccolo mangiava tutto, adesso è diventato molto selettivo. Poi io non sono una di quelle mamme che gli propone la qualunque, quindi non gli chiedo cosa vuoi mangiare, vuoi la pasta bianca, vuoi la pasta rossa, vuoi la pasta verde, vuoi la carne di pollo, vuoi il polpettone, vuoi la frittata, no. Io quello che decido di preparare, preparo e metto in tavola. Speriamo che col tempo cambi un pochino, anche se, ripeto, assaggiare assaggia, quindi fortunatamente riesco a fargli mangiare più o meno tutto. Lui adora appunto la pasta, adora l'uovo in qualsiasi modo, ultimamente è in fissa con l'uovo strapazzato, poi mangia tantissimo, gli piace tantissimo la fettina di pollo, io gliela faccio solitamente come fa mia nonna, infarinata e cotta con un goccino di latte che forma questa cremina, però non è che può mangiare sempre le stesse cose. E quindi boh, siamo sempre lì che ci inventiamo qualcosa di nuovo. Adesso vado di là da Fede, vediamo cosa preparare per pranzo. Allora, eccoci qui a casa. Io mi sono appena cambiata, mi sono messa il costume e poi i pantaloncini. Ho messo questi pantaloncini della Sandek perché ovviamente io sono indisposta e quindi ho rimediato con costume sopra questi pantaloncini, così vediamo se una sorta di bagno riesco a farlo. Siamo appena rientrati a casa, Pietro Nea è collegato con la sua amichetta, stanno giocando, io ho ritirato la roba stesa e nulla, oggi avrei voluto lavare tutti i miei le mie collane, i miei orecchini, i braccialetti e tutto, ma non credo che farò in tempo, anche perché è una cosa molto veloce, perché io li lavo giusto con acqua e sapone, però comunque richiede lo stesso un pochino di tempo. Oggi appunto andremo in piscina, così Pietro Nera gioca con la sua amichetta. Abbiamo detto al papà e al nonno di caricare il gaucho, così riusciranno a giocare, così almeno nelle pause piscina girano un po' col gaucho in cortile e nulla, quindi credo che si divertiranno parecchio. E adesso vado a finire di preparare la borsa, poi magari vi faccio vedere quello che mi porto. Allora, eccomi qua, vi faccio vedere quello che mi porto dietro tutti i giorni per andare in piscina. Allora, questa è la borsa, è una borsa di St. Bart bianca e azzurra, avevo anche la pochette uguale, ma non trovo più chissà dove l'ho messa e mi spiace perché è una borsa, una pochettina che ho preso qualche anno fa a Loano, ma io tengo sempre tutto ordinato, le pochettine tutte insieme, tutto, ma non la trovo più, spero di non averla lasciata da qualche parte. Allora, come ciabatte io utilizzo queste della Havaianas, mi trovo bene con quelle chiuse, anche se non sono comodissime per fare avanti e indietro. Per esempio, al mare tante volte mi capitava di dover magari andare a fare la doccia piuttosto che andare un attimino al bar, e tutte le volte dovevo prendere, metterla, inserirla bene. Devo dire che sono un po' una perdita di tempo, però mi piacciono molto di più rispetto a quelle aperte. Queste le ho prese l'anno scorso sempre lì a Loano, hanno tutti questi glitterini carinissimi.
E quest'anno avrei voluto prendere le Birkenstock, quelle in gomma a infradito per la spiaggia, ma nulla, ho preso queste l'anno scorso, quindi ho preferito utilizzare queste. Magari poi per quest'inverno le trovo a un prezzo più basso, quelle delle Birkenstock, e allora sicuramente poi le prenderò. Poi, come teli mare e teli spiaggia, io utilizzo questi. Ne ho uno rosa, che poi non è proprio un rosa, è un salmone, e uno azzurro, e anche Pierandrea ce l'ha azzurro. Questi sono della Decathlon, sono stracomodi, hanno suonato. Protezione questa 30 della Programme Solaire e dopo sole per evitare che mi tiri la pelle e un paio di pantaloncini in più. Allora, noi andiamo perché le amiche sono arrivate, ci vediamo poi dopo per i saluti. Eccoci a casa, abbiamo passato un pomeriggio meraviglioso, siamo state proprio bene, i bambini hanno giocato tantissimo e noi abbiamo chiacchierato, ci siamo proprio rilassate. Allora, adesso siamo a casa e sto preparando, sempre con la mia salvezza bimbi, sto preparando la pasta risottata al pomodoro per Pietro Enea. Sto facendo andare in friggitrice ad aria i bastoncini Findus. Tra l'altro, ho comprato della Findus perché Pietro Enea non ama particolarmente i bastoncini Findus, aiuto, e ho comprato quelli in pastella e mi piacciono molto molto di più, quindi sto facendo andare 4 di quei bastoncini. Io mi mangio un'insalata di pomodoro perché oggi abbiamo pasticciato un pochino e quindi nulla, mangerò un'insalata di pomodoro. Adesso, per quanto riguarda la pasta risottata, ho tagliato i pomodorini a metà, circa 100 grammi, solo per lui, quindi 100 grammi mi chiedeva la ricetta, perché questo bimbi, a differenza degli altri, praticamente ci dà la possibilità di modificare le dosi, quindi io l'ho modificata per una persona. Ok, adesso dopo aver perduto un attimo, sì, sono andata a frullare i pomodori. Adesso ero curiosa di vedere se mi frulla bene anche la buccia, perché quest'anno voglio provare a fare di nuovo la conserva di pomodoro e a vedere così mi sembra che frulli bene proprio tutta la buccia, quindi magari il primo vasetto farlo così, vale che vada, se rimane un po' di buccia e quello lo mangiamo noi. Adesso vado ad inserire 150 grammi di acqua. Ok. Ok, perché sennò non riesco a fare nulla. Appoggiare il cestello al posto del misurino e porta ad ebollizione l'acqua. Ora vado ad inserire all'interno 80 grammi di pasta. Spero di averne 80 dentro questo mega pacco, ma ormai quasi finito. 5. Cottura 11 minuti, perfetta. Allora, adesso. Ma sei live? Sì. Dov'è? No, sto facendo il video. video. Ah. Posizionare il cestello. Eccomi. Mi senti? 11 minuti, 100 gradi, velocità.
Domani dobbiamo assolutamente andare a fare la spesa perché in casa non abbiamo più nulla, non abbiamo più pasta, non abbiamo più secondi, non abbiamo più nulla, abbiamo solo dei gran pomodori che quelli non mancano mai, abbiamo dei peperoni, delle pesche, basta, nient'altro, quindi domani assolutamente spesa. Tra l'altro volevo provare a fare il gelato al caramello salato, magari lo facciamo insieme, e poi qualche altra ricettina con il bimbi pensavo di fare, soprattutto per far mangiare delle verdure a Pietrina, pensavo di fare delle polpette di melanzana o anche delle polpettine di pesce. Comunque adesso poi domani mi studio qualcosa, anzi non domani, questa sera prendo il mio telefono e scorro all'interno della Cookie Doo e vado alla ricerca di qualche ricettina sfiziosa da far mangiare soprattutto a lui. Adesso vado a cuocere la pasta, io comunque ne approfitto per salutarvi, mandarvi un super mega bacio e ci vediamo al prossimo, ditelo voi.